Buonasera e ben collegati sulla pagina dei Lettori delle Sette. Come avete visto, ho fatto già vedere la copertina del romanzo che andrò a presentarvi questa sera. L'ospite la vedo già collegata e mi piacerebbe molto iniziare leggendovi un piccolo estratto e così magari entriamo anche nell'argomento. Si chiama Club 27, era un locale da qualche parte alla periferia a Milano. Io non ci sono mai stata, ovviamente, e poi oramai ha chiuso. Ma è anche un modo di dire, una specie di maledizione che colpiva alcuni cantanti di secoli fa, anni 60 oppure 80, una cosa così. Il Club 27 riunisce tutte le persone che sono morte a 27 anni. Ci sono Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Jimmy Morrison. Gente di un certo livello, insomma. Ci entrerò anch'io? Ogni tanto mi piace pensarlo, così, tanto per fantasticare e immaginarmi in compagnia di star della musica, belle e dannate. Però la verità è che non lo penso davvero. Io, a 27 anni, non penso proprio di arrivarci. Chiamo la mia ospite. Valentina Torchia, autrice. Eccolo qua, ve lo faccio vedere. Ciao! Buonasera. Grazie. Buonasera e ben collegata con noi. Intanto ti ringrazio per aver accettato il nostro invito, per essere, insomma, qui con noi. Per noi è sempre un piacere avere l'opportunità di leggere un romanzo e ti devo dire, io sono stata felicissima di aver letto il tuo romanzo. Grazie mille, davvero, sono contenta di essere qua e sono emozionata e sono contenta, insomma, che ti sia piaciuto. Sì, devo dire che l'ho veramente divorato in pochissimo tempo. E mi è piaciuto molto il modo di scrivere, è molto velluto. Ecco, questa è la parola che mi viene in mente, pensando, diciamo, al tuo romanzo. Interessante, in che senso? Che scivola, che è morbido, è morbido sulla propria pelle. Ecco, e quindi si faceva veramente fatica a dire ok, adesso devo fare altre cose, aspetta che smetto di leggere, perché proprio c'era una cosa che ti tirava, ecco, scivoloso, velluto in questo senso, no? Che scivola sulla pelle. Grande, bellissimo. Missione compiuta, allora sono contenta. Decisamente, Grazie come mille. missione compiuta. Senti, veniamo un po' a conoscere te, perché poi quello che ci piace anche è far conoscere chi c'è dietro alle pagine del romanzo che una persona va a leggere, perché effettivamente è importante anche conoscerlo. E allora ti chiedo questo. Quando ti ho chiesto un po' di mandarmi qualcosa di tuo, tu mi hai scritto. Scrivo da quando ero piccola e sapevo che nella vita avrei voluto raccontare storie. È bellissima questa cosa. È vero, confesso. Sì, mi è sempre piaciuto, diciamo, fin da quando ero piccolina. Mi ricordo che quando andavo alle elementari, che non ero ancora brava a scrivere, perché ero tipo prima, seconda, insomma. E a scuola avevamo questo quadernino che si chiamava Quadernino dell'attività libera, dove quando finivi di fare i compiti, potevi, per non fare casino, ti dicevano usa sto quadernino e fai un po' quello che vuoi. E io mi ricordo che avevo creato una specie di mondo fatto di cuoricini, che però erano dei personaggi, proprio tutti disegnati.
Perché siccome non, cioè, non sapevo scrivere bene, però avevo l'idea che mi piaceva inventare storie e quindi ho creato questa cosa così Ma un po'. bellissimo, bellissimo. Quindi sei proprio, cioè te lo sei sempre sentito dentro. Sì, ma io penso che tutti quelli che poi scrivono o che magari creano storie anche in altro, insomma, su altri mezzi, è un po' una cosa che hai da sempre. Poi, per carità, non è sempre vero perché ci sono invece persone che scoprono la passione per il racconto più avanti nella vita, magari, non so, facendo esperienze o incontri particolari. Però, non lo so, penso che sia una cosa che abbiamo dentro, insomma, di desiderio di anche forse un po' di fuggire dalla realtà, di inventarsi altri mondi, altre cose. Certo, vero, verissimo. Tu scrivi ancora, sempre insomma nello scritto che mi hai mandato, mi dissero di trovarmi però un altro lavoro, cioè di andare a fare dell'altro, ma sei stata tenace comunque, hai fatto giri, giri, ma lì sei arrivata. Alla fine sì, nel senso che allora non è che mi abbiano ostacolato le persone intorno a me, però diciamo quando da piccola dicevo, ma io vorrei fare questa cosa, mi piace raccontare, mi dicevano sì, bello, però devi trovare un lavoro vero, perché poi devi pagare le bollette, eccetera, eccetera. E quindi vabbè, diciamo, ho seguito comunque altre passioni, altre cose che mi interessavano Certo. e adesso, però sì, poi alla fine. Non lo so, io credo che se hai una passione, un qualcosa che è proprio dentro di te, che fa parte in qualche modo del tuo essere, è difficile metterlo da parte. Quindi periodicamente questa cosa veniva fuori finché a un certo punto ho detto no, basta, non possiamo più ignorare. E quindi ho iniziato a seguire corsi, insomma, ho ricominciato a scrivere insomma, e poi sono andata avanti. Certo. Certo, infatti ho letto che sei venuta anche a formarti a Bologna. Io sono di Bologna, quindi. Sì, Bologna è diventata la mia città del cuore, devo dire. Beh, bene, immagino sia stata una bellissima esperienza. Sì, ho seguito nel 2018 questo corso che è a Bottega Finzioni, che è una scuola di scrittura, di narrazione, che lavora su vari ambiti, nel senso sia scrittura per l'editoria, quindi i classici libri o albi illustrati. Sì, è invece scrittura per il cinema, per la TV, per i cartoni animati, quindi un po' tutto. E, ho avuto la fortuna di, insomma, riuscire a entrare nel 2018 e mi sono fatta questo anno dedicandomi a quella che era una passione che appunto volevo continuare a coltivare. Ed è stato molto bello perché ho conosciuto tante persone, ho imparato tante cose, ho conosciuto tante persone con la mia stessa passione, secondo me è fondamentale. Perché crearti una rete intorno di persone a cui piacciono le stesse cose che piacciono a te è bellissimo, ti dà proprio quell'idea di aver trovato finalmente la tua tribù, il tuo mondo, quindi è Sì, molto, insomma, aiuta. sì. Cioè, se qualcuno ha un sogno da realizzare, io consiglio sempre di circondarsi di persone. Ecco, anche, immagino che sia anche un modo per, non so, farsi coraggio tutti con lo stesso un po' intento, è un modo per darsi energia l'un con l'altro. Sì, esatto, perché comunque è difficile poi riuscire a, anche, non so, sembra banale, però riuscire a scrivere un romanzo richiede comunque costanza e soprattutto se magari si ha un altro lavoro, comunque non so, se si ha la famiglia da gestire o altre cose, richiede costanza, quindi avere qualcuno che è lì con te, che deve fare la stessa cosa o con cui magari confrontarti nei momenti in cui ti senti bloccata perché sei arrivata a un punto in cui la trama non funziona, non gira bene, è molto utile. Certo. È proprio confortante, secondo me. Senti, chi sono le prime persone alle quali tu fai leggere ciò che scrivi, il tuo romanzo? Allora, dipende. Nel senso che io ho sempre cominciato lavorando tanto sulla progettazione della storia, quindi pensando prima a una trama e solo dopo, in un secondo momento, quando gli snodi narrativi principali mi sono più o meno chiari, allora inizio veramente a scrivere.
Poi vabbè, durante la scrittura vera e propria magari le cose cambiano, la trama cambia, però diciamo che tu hai una visione più o meno completa di quello che deve succedere e è come se tu dovessi scalare una montagna e hai un tipo, puoi farlo a mano libera oppure usando delle corde. Diciamo che avere una trama è come avere una corda che tu puoi seguire anche nei passi un po' più difficili. E quindi mi capita di parlare, per esempio, con il mio compagno o con appunto alcuni ex compagni di Bottega Finzioni o insomma vari amici che ho conosciuto negli anni e che fanno anche loro gli scrittori o le scrittrici, e mi capita proprio di mandare lunghi messaggi vocali su WhatsApp in cui racconto: senti, mi avevo pensato questa cosa, ma secondo te è una bella idea, cosa ne pensi? Insomma, lunghi discorsi, confronti. E poi quando inizio effettivamente a scrivere, lì dipende, nel senso che ho alcuni amici sempre di Bottega Finzioni con cui mi confronto, poi sempre il mio compagno, quello che non fa lo scrittore, però ormai è diventato anche lui, insomma, Certo. appassionato di questo mondo. E poi nel tempo mi è capitato, cioè con il primo libro, ho provato a pubblicarlo su Wattpad. Perché volevo l'opinione di persone che non mi conoscessero. E anche quella è stata un'esperienza, secondo me, interessante, perché lì, finché tu lo condividi con i tuoi amici, è sempre, cioè, magari sono persone che si intendono di storie, di narrazione, quindi ti possono Sì. dare dei consigli anche tecnici, se vuoi. Però la prova del 9 è proprio la lettura della persona sconosciuta. E quindi niente, Sì. ogni provo anche queste cose qua. Sai, che mi hai fatto venire in mente questa, siccome ho letto che tu hai comunque fatto da ghostwriting, e mi aggancio un attimo a quello che stavi dicendo adesso, che anche questo è un modo per capire, come arrivi, no? Come scrittrice, nel senso, senza metterci la faccia, però giustamente a un certo punto penso che sia importante fare il salto e insomma, dare un volto a quello che si scrive. Non so se è così che la pensi anche tu. Ma allora, secondo, per me personalmente il ghostwriting è stato una sorta di palestra, nel senso che era la prima volta che mi confrontavo con il meccanismo editoriale, diciamo, reale, quindi con degli editor, con insomma, tutta la filiera collegata alla creazione di un libro che comunque è un processo lungo e che coinvolge tante persone. E quindi diciamo, secondo me lavorare in parte anche come ghost è interessante perché ti permette di capire alcuni meccanismi, sia proprio della narrazione, di alcune tecniche narrative, sia ti permette di entrare un po' in confidenza con il mondo de delle case editrici. Sono due cose molto diverse, nel senso che fare l'autrice, chiaramente, come dici tu, ci metti la faccia, ti esponi. Mentre invece quando fai la ghost, magari le storie non le hai, cioè non sono tu, non sono storie tue, non ci metti il nome, ma perché, Certo. sono magari idee che sono venute a qualcun altro che ti chiede di Certo. scriverle. Quindi è proprio, è un processo diverso, però, non lo so, io penso che sia comunque un'esperienza interessante, diciamo, se si vuole lavorare in ambito editoriale, perché è proprio molto formativa, ecco, una palestra, secondo me. Perfetto, quindi questo può essere anche un consiglio a chi si vuole affacciare a questo mondo, che si vuole un po' sperimentare, questa può essere una strada, quello che ci stai dicendo tu. Sì, secondo me sì, soprattutto all'inizio, perché comunque, ma sì, insomma, per me è stato così, nel senso che per me è stato proprio un Certo. approccio a questo mondo. Quindi lo consiglio, insomma, se avete l'opportunità, buttatevi. In generale Perché nella vita no? vale, Sì, però è qualcosa di infatti. particolare. Senti, tu sei alla seconda tua esperienza, tra l'altro, come edizione di Agostini. E in entrambi, adesso sul primo ho solo letto la sinossi, però ho notato che comunque, l'ambito che tu tratti è sempre è legato, per esempio, all'adolescenza. E questo è un aspetto che mi ha incuriosito. Com'è questa scelta? Allora, io non so se dentro di me non ho mai superato
la fase adolescenziale, non so se dipende da quello, forse non so, forse scrivendo per adolescenti cerco di risolvere alcune situazioni mie personali, per cui devo continuare a tornare su quella fase della vita. Però, diciamo, una cosa che a me affascina tanto dell'adolescenza è che secondo me è il periodo ideale per le storie di formazione, nel senso che l'adolescenza è quel momento in cui ti conosci, in cui impari a... non sei più bambino, però non sei neanche adulto, sei in quella fase di passaggio in cui inizi a scoprire delle cose di te che magari neanche tu sapevi, neanche tu conoscevi, e quindi da una parte questo, poi dall'altra scopri il mondo, le persone attorno a te, che finché sei piccolo hanno dei ruoli molto ben definiti, mentre invece poi quando cresci, quando diventi adolescente, secondo me... Allora, io se faccio delle facce strane perché ho il gatto sul tavolo che fa cose, spero che... La star, ho scoperto che è un gatto che è una star. Dopo ne ti chiederò due cose, ma se ti viene lì non ti preoccupare, a me piacciono i gatti, quindi. Ok, no, perché okay. Ora si è calmato, bene, ok, a posto. Perfetto. No, perché a volte si diverte a, non so, buttare giù il telefono, fare cose, quindi devo stare attenta che non mi piombi addosso. Se cade la linea improvvisamente sono stata, ecco, è colpa sua, diciamo. No, comunque vabbè, cioè, tornando proprio all'adolescenza, appunto, secondo me è proprio quel periodo dove avvengono la maggior parte delle trasformazioni anche psicologiche della persona, in cui nel mio immaginario, ma secondo me nell'immaginario un po' collettivo, passi da, fiorisci, cioè tutte le tue potenzialità dovrebbero, perché poi non è sempre così, dovrebbero esplodere, tu dovresti diventare la persona che sarai più o meno per tutto il resto della vita. Poi in realtà penso che l'adolescenza non sia solo quando hai dai 14 ai 18 anni, ma sia un po' tutte le volte in cui ti ritrovi a fare Brava. un'esperienza che non hai mai fatto. Guarda, sarebbe stata l'altra mia domanda. Prime volte, ecco, ogni volta che c'è una prima Brava. volta, secondo me è Sì. un'adolescenza di Che nuovo. Quindi. bello. Ecco, infatti, mi piace questa cosa. Mi piace perché anche io ai miei 50 anni posso permettermi di essere un Sì, po' assolutamente. adolescenziale. Che bello. Fino a 100 anni, guarda, ogni Sì. volta che proviamo una cosa nuova, secondo me siamo di nuovo adolescenti, nel bene e nel male, perché poi... Certo, ma certo, infatti tu l'hai definita tempestosa, ci sta però anche splendida, no? Tempestosa e splendida. Ok, Sì, è vero. veniamo invece adesso proprio dentro al tuo romanzo. Due protagonisti, Bianca e Tekeyaki, scusami, fammelo chiamare così perché mi piace troppo. È veramente La nostra carino. polpetta. La polpetta è meravigliosa, veramente, che è il nomignolo che poi Bianca dà al protagonista maschile. Due caratteri veramente quasi opposti proprio nell'affrontare la vita. Da un lato abbiamo un ragazzo dolce, pieno di emozioni e che quasi non ha neanche paura di esternarle da un certo punto di vista, anche se ogni tanto si frena nel dire alcune cose che vorrebbe dire. Forse semplicemente perché sa o sente che non è il momento. E dall'altra parte invece abbiamo un personaggio, come dire, impaurito dalla vita, impaurito dalla situazione, no? E quindi quasi prende le distanze dalle emozioni. Ecco, come fanno due caratteri a stare insieme? Qui lo sappiamo, però nella vita. Come fanno due caratteri del genere ad essere amici, secondo te? Ma secondo me in generale l'amicizia e anche le relazioni sentimentali secondo me si fondano su qualcosa in comune, qualsiasi cosa sia, può essere anche una cosa piccolissima, però se c'è quella cosa che entrambi amano in qualche modo, un'esperienza che hanno condiviso, una situazione che si sono trovati a vivere,
Non so, a me è capitato di trovarmi magari con persone molto diverse da me, che non avrei mai, con cui non avrei mai pensato di avere dei contatti, che poi invece erano anche loro come me nella loro diversità, perché magari avevano quella singola cosa, quella singola esperienza, oppure quella singola passione. E quindi quando si trovano queste cose è come se fosse una porta che tu puoi aprire ed è la stessa porta che anche l'altro, quindi vi potete incontrare, diciamo. E poi Certo. sicuramente se si è tanto diversi, poi magari ci possono essere problemi, però non lo so, secondo me Certo. c'è anche una sola piccola cosa in comune. Poi non lo so, io penso che a livello emozionale siamo tutti simili, cioè comunque tutti cerchiamo la felicità, tutti cerchiamo di essere amati, tutti vogliamo realizzare noi stessi, quindi sono cose che tutti davvero abbiamo in comune, proprio in quanto esseri umani. Quindi Certo. ci possono essere delle differenze magari superficiali, però non lo so, io penso che a livello profondo siamo tutti uniti in qualche modo. Non so, forse è un po' esistenzialista questo ragionamento, però un po' No, no, ci effettivamente. credo. Beh, penso che, guarda, io concordo perché ci sono capitato anche a me persone che non avrei veramente mai detto, ma incontrandosi in alcune fasi della nostra vita, alla fine ci siamo trovati amici, amanti in certe fasi della mia vita e non avrei mai scommesso una cosa del genere, però giustamente quella piccola cosa magica, in comune che viene fuori crea quel legame. Quindi io concordo con te. Senti, ti chiedo questo. Io mi sono immaginata che tu sei innamorata del Giappone. No, cosa dici? Ma va? È un'impressione. Davvero? Da dove arriva questo amore per il Giappone? Ma guarda, arriva come tutte le cose della mia vita, arriva dall'infanzia. Non so perché. Cioè, è nato nel modo in cui secondo me è nato un po' l'amore per il Giappone in tutte le persone della mia generazione, cioè tramite i cartoni animati in TV, proprio che guardavamo da piccoli. E io non ho mai smesso poi di guardare, cioè, poi continuando a crescere, vabbè, all'elementare, ok, guardi i cartoni animati, alle medie già un po' i compagni iniziano a dire, però era una cosa che già dovevi un po' vedere nascosta, diciamo. Alle superiori non lo sapeva nessuno, ovviamente. Eri tu e la televisione. Sì, ero io e po pochi eletti che anche loro condividevano questa cosa, ma è una cosa molto importante che non si doveva dire in giro. E poi in realtà dai cartoni animati ho proprio iniziato a conoscere la cultura giapponese, a essere affascinata in generale dall'Oriente, perché in generale mi ha sempre affascinato proprio la cultura orientale, quindi anche la Cina, la Corea, e poi vabbè, Cina e Giappone sono molto legati a livello culturale, perché diciamo, il Certo. Giappone ha preso dalla Cina molte tradizioni, anche la lingua, ma anche la scrittura. E niente, poi insomma, con il tempo, appunto, sono passata dai cartoni animati, che in realtà continuo a guardare tuttora, perché comunque noi abbiamo un po' questa idea che il cartone animato sia proprio dall'infantile, ma in realtà in Giappone metto e il cartone animato, l'anime, cioè, sono come, cioè non sono un medium come un altro, quindi non è tanto il mezzo che sceglie lo spettatore, ma è l'argomento, quindi guai, anime per bambini, ma è anche anime per adulti, e i bambini non potrebbero guardarli perché sono adatti. In realtà, e tra l'altro sono contenta che in questi ultimi anni, anche qua in Italia, sta esplodendo. Quindi non è più da sfigati guardare gli anime, finalmente. Sono, posso di nuovo essere accettata dalla società come Poi uscire allo scoperto e fare outing. esatto. Ma infatti, guarda, quando ho deciso di inserire un personaggio giapponese. E ero un po' timorosa perché dicevo, ma chissà se alla editor poi piacerà. E invece lei mi ha detto, sì, va bene, perché casualmente stava cominciando un po' a venire fuori la moda. Ho detto, ottimo, perfetto.
Senti, tu ti sei ispirata a qualcuno che conosci nel tuo immaginario nel creare questi due personaggi? Allora, sì, per Takeru ha un mio caro amico, bolognese anche lui. Ma con gli occhi a mandorla? È completamente italiano, però studia Ti ho persa. più o meno. Scusami, ma c'è stata un'interruzione e sono rimasta al bolognese. Poi non ho sentito più niente. No, infatti anche tu ti ho visto sparire un attimo, però ora ci sei di nuovo, quindi. Perfetto. No, niente, questo mio caro amico che è bolognese e fa il traduttore di manga per la Panini, quindi anche lui è in questo mondo, diciamo. E in realtà non è per quello che l'ho usato come ispirazione, ma perché lui è una persona molto polare, molto dolce, molto carina. E non lo so, ho voluto prendere alcuni tratti della sua personalità e inserirli dentro questo personaggio che non è lui, è un'altra persona perché poi ha altri Sì. problemi, altre questioni, eccetera. Però sono partita da lui. No, infatti l'ho anche detto, quando leggerai il romanzo sappi che in parte sei un po' tu, non lo so, è un po' te. Bianca? Invece Bianca non è ispirata a una persona reale. Forse, ecco, forse Bianca assomiglia di più a me, per magari alcune paure, nel senso che Bianca sembra molto cinica, però in realtà nasconde molta paura, si sente inadeguata e non si sente meritevole. Diciamo, queste sono emozioni che mi è capitato di provare nella vita, le ho in qualche modo rielaborate. Creando un personaggio che chiaramente non sono io perché non faccio le cose che fa lei Certo. non ho avuto l'esperienza che ha avuto lei, però diciamo che sicuramente ma io penso che in generale quando si scrive una storia alcuni tratti della nostra personalità finiscono comunque dentro tutti i personaggi perché comunque quando crei un personaggio devi scavare dentro di te per cercare Certo. di riprendere quell'esperienza, di immaginare come ti comporteresti se fossi tu in quell'esperienza e quindi in parte qualcosa di nostro secondo me c'è sempre, anche se magari non sembra, ma un pochino sì. Sì, una cosa che mi ha veramente colpito quando tu parli di Takeru è quando tu scrivi del suo modo di vedere la vita attraverso i battiti del cuore. E è una cosa che mi ha veramente emozionata, perché noi non ci pensiamo mai, ma al di là, voglio dire, del contesto di questa storia, però è comunque così. Cioè, la nostra vita, cioè, se all'essenza la si può anche vedere attraverso i battiti del nostro cuore, quindi se lo facciamo battere troppo e quindi siamo in ansia, buttiamo un pezzettino della nostra vita. E mi è piaciuto veramente tanto questo modo di vedere, questo modo di descrivere, della visione, della sua visione. Eh sì, perché questa cosa mi era, diciamo, l'idea per questo mi era venuta leggendo, diciamo, io oltre a scrivere, dicevo, mi sono trovata un lavoro vero e lavoro in ambito scientifico. E diciamo, per il mio lavoro mi è capitato di leggere articoli o brani di libri in cui c'è diciamo, questa spiegazione che non è certa, nel senso non è di ma sembra che gli animali che il cuore batte più veloce vivono meno. E questa cosa mi ha colpito tantissimo. Quindi, cioè, se il mio cuore battesse più forte, in effetti è vero, quando noi siamo in ansia, quando abbiamo paura, sono tutte cose che a livello biologico creano stress, e lo stress ci fa vivere bene, cioè essere stressati e c'è cioè, il parallelismo fa pensare che forse tutte le creature al mondo hanno un numero di battiti del cuore definiti e più ci muoviamo veloce, più finiamo prima. È una cosa che mi ha, non lo so, mi ha
E siccome in questo romanzo parlavo di cuore, ho detto, beh, Ci stava, ci stava proprio bene, questa visione proprio anche romantica che hai voluto dare giustamente al personaggio più romantico dei due. sì, confesso che anch'io sono una romanticona, infatti, ecco, a proposito di cose che inseriamo nei personaggi, Certo, sono una romanticona, ma sì, mi certo, ma ci. Ma non si è tutto una cosa o un altro, anche voglio dire, poi i personaggi tirano fuori magari principalmente un lato, però poi si vedono anche altre cose, ci mancherebbe, certo. Senti, un'altra cosa che mi ha colpita è quando tu scrivi, non voglio contestualizzarlo assolutamente e ometterò alcune parole proprio perché non è quello il punto. Te la senti di sperare che un altro essere umano tiri le cuoia e ti regali gentilmente il proprio muscolo cardiaco così che tu possa continuare con la tua vita? Questa mi ha freddata. Perché è cruda, ma è così. È così. Purtroppo è così, diciamo, le persone che subiscono un trapianto devono confrontarsi con questa cosa qua, che magari dall'esterno non sembra, però cioè, tu sai che sei vivo perché qualcun altro è morto. E poi, chiaro, non l'hai ucciso tu davvero, No, non è certo. colpa tua, però tu passi il tempo a sperare che un organo arrivi, però per arrivare qualcuno deve morire, quindi di fatto tu stai implicitamente, indirettamente sperando che qualcuno muoia. Quindi è una cosa terribile, cioè è una cosa, è una cosa doppia, perché tu da una parte vuoi Sì. vivere, è molto, non so, quasi selvatico come pensiero, cioè mors tua, vita mia, no? Come se fossimo tutti Sì. preda al predatore, cioè è molto animalesco come Vero. pensiero, la sua pura. E però purtroppo è una cosa È così. la verità. E l'altra cosa che mi ha colpito è proprio anche questo. Nel parlare di cose che sono effettivamente crude e ci sono, ma la delicatezza con la quale l'hai fatto. E anche questo è un aspetto che mi ha particolarmente colpita e che invito veramente tutti a leggerlo anche per questo aspetto. Quindi complimenti da parte Grazie. mia. Grazie mille. Anche perché mentre leggevo questa frase mi sono immaginata in quella situazione e io avrei detto al personaggio che fa questa riflessione, cioè gli avrei proprio chiesto se lei, quindi Bianca in questo caso, si sente pronta di assumersi la responsabilità di un certo dono, di questo dono. E quindi niente, ti volevo dire che proprio mi sono, nel momento in cui leggevo, ho detto, se io fossi stata lì, sarebbe stata questa la domanda che gli avrei fatto. Eh sì, ma hai ragione, perché poi di fatto è una responsabilità, cioè tu prendi la vita di un altro e poi però hai la responsabilità di viverla questa vita, perché Eh sì, e di averne il rispetto anche di quello che è. E anche questo è un tema che comunque tu affronti, il rispetto nei confronti di un dono. sì. Senti, no, ma non voglio andare oltre perché chiaramente non è che voglio parlare, però insomma Spoilerare. diamo degli No, vabbè, ci spunti, mancherebbe. Sì. di tematiche che almeno sono quelle che a me hanno particolarmente colpita. Ecco, l'altra cosa molto simpatica e che mi è piaciuta tanto sono le magliette di Bianca. Cioè, io le avrei volute tutte, te lo dico, eh. Anch'io. Ma, Confesso e mi anch'io. sono immaginata che tu però te le sei fatte. Potrei averle fatte. Potresti. E anche il suo modo di avere, no, questa compulsività ad avere libri è molto particolare. Sì, questa cosa Eh. praticamente avevo letto non mi ricordo dove,
ma era qualcosa, io penso che riguardasse, adesso non voglio dire cavolate, ma era un concetto che avevo sentito in qualche articolo di giornale dove si parlava di Umberto Eco anche, ma adesso non Sì. riesco più a ricordarmi assolutamente l'origine. E avevo sentito parlare di questo concetto dell'antilibreria, ho detto, ma che, appunto, cioè raccogliere i libri che tu sai proprio per, come scopo, cioè tu sai che li raccogli ma non li devi leggere. È una cosa assurda perché noi, cioè, insomma, noi, è proprio una cosa. Però, boh, mi sembrava che fosse proprio simbolico dell'atteggiamento di Bianca. Cioè, nel senso, da quest'idea che ho letto in un giornale, l'ho presa e ci ho ragionato su, ho detto, ma un personaggio che fa solo questa cosa qua, che persona è? Cioè, perché lo fa? Perché gli è scappato nella testa, no? E allora poi niente. Ma io credo che sia una cosa abbastanza comune comunque, questa modalità, cioè l'acquisto di libri che rimangono in libreria. In un periodo della mia vita anch'io sono stata così, cioè era bellissimo avere i libri, io andavo in libreria e non riuscivo ad uscirne senza, però poi non è che li ho letti tutti e quindi un po' secondo me c'è. C'è un termine Sei... per questa cosa, ma non mi ricordo. Proprio comprare libri e accumulare libri che non riesci a leggere perché sono troppi, solo che non Anche, ricordo. esatto, tra l'altro diventano, cioè, è impossibile arrivare a leggerli tutti, verissimo. Diventa quasi una sorta di collezione, ma non di lettura, proprio di possesso, ecco, di Sì, è possedere. vero, è vero. Ma tra Senti, l'altro, se io, ci dimmi. pensi, anche, cioè, prima parlavamo dei battiti cardiaci che sono limitati, ma io ogni tanto penso che comunque anche i libri che possiamo leggere nella vita sono limitati, no? E ogni tanto penso, ma la mia vita Certo. quanti libri dura, cioè io quanti libri fisicamente potrò leggere in una vita, no? Quindi ogni volta che scegli di leggere un libro piuttosto che un altro, è anche cioè una scelta che sembra banale, ma in realtà è importante, perché tu per leggere quel libro magari non avrai il tempo di leggerne un altro, no? Vero, verissimo. Allora ti faccio questa domanda. Secondo te quanti ne hai letti fino ad oggi? No, sai che non lo so. Ho attivato Goodreads da un annetto perché volevo tenere traccia delle letture, però non, e non, adesso non ho guardato ancora per tanto. Qui in realtà dipende dai periodi. E su Instagram e su TikTok c'è tanto questa cosa di una gara a leggere sbagliato, la lettura non c'è, deve essere una gara, legge perché piace. Perché devi fare il check da lì, ho letto 100 libri in un anno, poi c'è una cosa Certo. stupida che non te li godi nemmeno, è Verissimo. un Chissà perché viviamo in un periodo dove c'è la gara su tutto alla fine, no? Una sorta di competizione anche con se stessi, cioè voglio sì. dire, no? Il mese scorso ne letti due, questo mese devo fare tre almeno, se no non mi sento. Ecco, quindi è veramente un periodo molto particolare il nostro. E io ti faccio l'ultima domanda: tre aggettivi per descrivere il tuo romanzo. Oddio, ok. Aggettivi. Vabbè, giapponese. Anche frasi se vuoi, No, ci mancherebbe, puoi dire anche qualcosa. vabbè. Allora, intanto giapponese. Intanto giapponese, direi che. No, sai che forse più che aggettivi, direi le frasi che ho inserito all'inizio del libro, che sono una citazione del Signore degli Anelli, pur che uno dice ma cosa c'è, non è un fantasy, questo non è un fantasy però, e l'altro è il testo di una canzone, e secondo me quelle due cose lì insieme proprio rendono proprio il mood del libro, perché la prima è la frase in cui Frodo, che è il protagonista, il Signore degli Anelli, che ha ricevuto questo anello, lo deve distruggere, ha il compito di portare a termine questa missione, si rivolge a Gandalf e gli dice: io non avrei mai voluto ricevere questa cosa, cioè questo, perché è capitato proprio a me?
perché lo devo fare io? Voglio, non vorrei che non mi fosse mai successo. E che è quello che succede a tutti noi quando ci capita qualcosa di brutto, quello che succede a Bianca e Takeru che hanno questa cosa, gli capita, non l'hanno scelto loro, però ce l'hanno e devono portare questo peso. E Gandalf gli dice, risponde, non sta a noi scegliere cosa, quali sono le cose che ci capitano, ma possiamo solo decidere cosa fare con il tempo che abbiamo. E secondo me tutta questa cosa racchiude molto bene, quello che io penso e quello che secondo me è un messaggio che può uscire da questo libro. E l'altra invece è il testo di una canzone, in cui si parla di una persona che vive in gabbia con se stessa, una gabbia che si è costruita da sola, da cui non riesce a uscire. E anche questo è. Forse diciamo, se la frase del Signore degli Anelli era più rivolta a Takeru, questa invece è un po' più su Bianca, cioè abbiamo un personaggio che si è ingabbiata da sola nella sua paura e non riesce a uscire, poi ci prova, ma lo fa in modo un po' disastroso, diciamo. E anche lì a volte appunto la paura di, cioè le paure che ci mettono, che ci creiamo da soli e che diventano una gabbia che ci impedisce di vivere la nostra vita, di essere noi stessi e di, insomma, di essere felici anche. Non erano tre Bene, parole, scusa, però. no, no, ma infatti dopo mi sono corretta io, quindi va benissimo. Senti, io ti ringrazio anche di avermi dato veramente l'opportunità di leggerlo, mi è proprio piaciuto tanto. Ecco, io faccio vedere la copertina, questa, Grazie mille, io a al te. posto tuo, di Valentina Torchia, e quindi che dire, ricordo che troverete questa diretta salvata, ma la troverete anche sia su Facebook che il canale YouTube, il mio canale YouTube. Ti ringrazio Valentina per essere stata con noi, è stato un grande piacere. Anche per me, davvero. Grazie mille. Buona Alla prossima. serata. Alla Grazie. prossima, ti aspetto perché io so che stai già scrivendo Sì, altro. non ci si ferma mai. Bravissima, bravissima, perché sono già curiosa. Intanto andrò sicuramente a recuperare il precedente, ma sono già curiosa di leggere anche cosa ci aspetterà nel futuro. Grazie mille, davvero. Buona serata. Ciao, buona serata a tutti. Ciao.